Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, non è un caso che siamo qua con il mega drone ad acri anarchici, ragazzi. Stavamo facendo la live, qualcuno di voi mi ha detto: guarda Xuderino, che c'è un casino con il nuovo update. Ragazzi, con il nuovo update hanno inserito dei file che fanno vedere ad acri anarchici il punto di impatto del rocket, il razzo, ragazzi. Già da ieri con l'update 4.5 abbiamo cominciato a vedere delle modifiche dove c'è la base segreta dei cattivi, quindi delle luci che girano per dare il segno di un possibile lancio del rocket, il countdown in tutte le televisioni della mappa e nell'ologramma stesso del rocket, e anche ragazzi, durante i nostri giri nella mappa si sentono delle sirene di allarme. Ma oggi ragazzi, la notizia è veramente più fresca del latte munto della Lola. E chi è vecchio si ricorda chi era la Lola. Ragazzi, il punto d'impatto del rocket è proprio lì, davanti ai vostri occhi, è ad acri anarchici, ragazzi. Guardate, siamo con il drone. Guardate un po' cosa c'è ad acri con il drone, raga. Che cacchio ho schiacciato? Siamo finiti al parco. Un momento, perché siamo finiti al parco? Drone libero. Oh, no! 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 Ho sbagliato anche i carri. Fermi tutti, fermi tutti. Non ci posso credere. No! Non ci posso credere. Ho sbagliato. No! Allora, un momento, un momento. No! Ho sbagliato a cliccare. No! Allora, l'avevate visto? L'avevate visto, raga? Mentre non ci posso credere. Mentre eravate lì, ragazzi, intanto ci torniamo con una prepotenza ignara. Mentre eravate lì, ragazzi, c'era vicino al dove c'era un campo da calcio, un campo di pannocchie da coltivare, c'erano delle pietre che avevano, ragazzi, una forma concentrica e che stavano a segnalare il punto di impatto del missile, ragazzi. Quindi, sfatata qualsiasi teoria, non ce la faccio a ritornarci. Sfatata qualsiasi teoria. Che bel panorama, intanto, ragazzi, mentre noi andiamo avanti. Sfatata qualsiasi teoria che diceva che il rocket poteva cadere a Lande, che il rocket sarebbe finito a Putrido Pantano. Tra l'altro, ragazzi, non so se ve lo ricordate, ma a Putrido Pantano c'era anche come si dice, il bug, quello che abbiamo visto circa una settimana fa, dove, ma come ho fatto a cliccare sbagliato, ma dai, a Putrido Pantano c'era il bug, dove abbiamo visto che sotto c'era un ologramma esattamente identico a quello che troviamo nella base dei cattivi. In realtà è stato, come si dice, tanto si è buggato di brutto anche, si sente sotto. È stato sfatato anche il mito che, ma dai, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Il mito che, facciamo una roba, facciamo una roba, ma c'è un casino, che ci fosse una base segreta anche sotto a Putrido Pantano. In realtà non è così, era semplicemente un errore di programmazione, un errore di codice, probabilmente qualcosa messo lì per caso. Ormai siamo abituati, ragazzi, a trovare fucilate e fucilate di bug. Basti solo pensare che ieri hanno inserito la modalità parco giochi, che è durata 25 minuti se c'è andata bene, e poi prot, hanno crashato di prepotenza i server, siamo andati giù tutti, ed è stato un piacere averla vista anche solo per una volta. Tra l'altro, ragazzi, hanno rimesso anche i carrelli, che sembrerebbero in questo momento non più buggati, quindi
noi ci auguriamo che possano rimanere, anche perché sono veramente veramente interessantissimi. E ovviamente, ragazzi, ieri abbiamo visto un po' tutti un mega leak da parte di qualcuno che ha rilevato le nuove skin che potrebbero lasciar presagire una possibile ambientazione della stagione 5, ragazzi. La possibile ambientazione potrebbe tranquillamente essere qualcosa di connesso, oltre che con lo spazio, perché voi l'avete visto, ragazzi, ci sono delle skin, c'è Omega femminile innanzitutto, poi c'è la skin quella del carburo arancione, sembra che è un po' strana, e ci sono però curiosamente anche tre skin che vanno molto molto a richiamare gli anni 30. Come avete visto, ragazzi, se avete visto i deltaplani, c'è un deltaplano a forma di macchina da gangster degli anni 30 che è veramente meraviglioso. Questo potrebbe essere, ad esempio, un leak, perché con l'impatto del rocket qualcuno nella mappa potrebbe incominciare ad indagare sul chi l'ha lanciato, sul perché l'ha lanciato. Quindi gli alieni potrebbero centrare sicuramente, ma anche queste skin che sono meravigliose, che vanno a ricalcare i gangster e gli investigatori privati degli anni 30, sono veramente, veramente tanta roba. Non sappiamo ancora con precisione quale sia la rarità di queste skin, ma sappiamo che certamente c'è dentro l'orsetto americano, che è una skin leggendaria, perché appunto è come l'orsetto rosa che siamo tutti abituati a vedere. Siamo quasi per arrivare, ragazzi, vi farò rivedere per l'ennesima volta il punto d'impatto del rocket, ragazzi, meraviglioso, veramente strabello, tanta tanta roba, lo andremo a vedere insieme. Non so se siamo i primi in Italia ad avere fatto questa cosa, a me l'avete detto in chat, quindi sicuramente qualcuno l'avrà già fatto, andiamo a vedere un pochettino. Comunque, la grande figata, ragazzi, è veramente bello questo panorama. Notiamo quanto sia meravigliosa la mappa di Fortnite, con una texture incredibile. Tra l'altro, parlando di texture e di cose, sapete, ragazzi, quel discorso che c'era di Battlegrounds, di PUBG Inc., che ha fatto una denuncia a Epic Games Corea perché dicevano che avevano copiato parti del loro gioco, meccaniche del loro gioco. In realtà, ragazzi, ieri 27 giugno è stata ritirata la denuncia, quindi tutto ok, raga, per chi aveva paura, anche se non era, non dovete avere paura, che la, come si dice, che Fortnite avrebbe potuto andare down per sempre, ragazzi, no, non vi preoccupate, ragazzi, che Fortnite rimarrà, ci sarà sempre e continuerà ad avere grandi grandi update da parte di Epic Games, che gli sta veramente con il fiato sul colon. Li stiamo vedendo, ragazzi, lì davanti ci sono acri, ci sono, guardate un po', dobbiamo passare il fienile rosso e proprio là davanti, dove ci sono le due casette, raga, c'è il punto esatto d'impatto del rocket. Una grande grande figata, un grande grande spoiler che continua ad arrivare per voi giocatori di Fortnite e anche per me, perché anche io sono un giocatore di Fortnite. Guardate, le state vedendo, raga, guardate, guardate, a volte fa vedere addirittura il rocket, altre volte invece fa vedere solo il punto di impatto. Guardate che storia, raga, scendiamo, 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 guarda un po', prot, il rocket impatterà esattamente qui, ragazzi, incredibile, incredibile, mi sembra un po' piccola come ammasso di rocce, sinceramente mi sembra un po' piccolino per un missile così grande, però sai, intanto qualcosa abbiamo scoperto e la figata è averlo scoperto. Poi ovviamente con il tempo che passerà, con i giorni che passeranno, potremo certamente scoprire di più. Proviamo ad andarci vicino e andare sotto, vediamo se succede qualcosa. Non credo, in realtà no, non si può fare niente. Eccole qua, raga, eccole qua, sono le rocce, le abbiamo viste, questo è il punto d'impatto. E io con questa immagine, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un mega like mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!